Salve a tutti, my friends, e benvenuti ad una nuova parte della mia serie su piante contro zombie 2 Chinese Edition. Direte voi e direi anch'io. Cosa abbiamo fatto nella scorsa parte? Abbiamo fatto i livelli dal 21 al 24, prendendo le 3 stelle e concludendo per il momento la Sky City. Ma in questa parte non inizieremo una nuova era, che poi la prossima era sarà il Neon Disco Mix Tour, ma sconfiggeremo Zombotron in 2 ere che sono riuscito a completation, finalmentation, cabellation. Ovvero Zombotron nel Kung Fu World. Intanto, innanzitutto, cerchiamo di sconfiggerlo. Non so in cosa consista questa sfida, ma mi sembra che Zombotron qui siano degli zombie giganti più che altro. Sì, Dave, lo penso anch'io. Da quant'è che non torniamo nel Kung Fu World? Ah giusto, Penny mi sta dicendo, però prima di iniziare questa sfida con Zombotron, sono queste righe che sta dicendo Penny, sono queste. Mi raccomando, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che caricherò un video. Perché molte persone che vedono i miei video non hanno la campanella attiva e io vi odio. No, non è vero, non vi odio però. Insomma, sarebbe carino. Eh sì, seguitemi su Instagram, c'è il link in descrizione, va bene. Grazie a Dave e Penny che me lo ricordano quando io lo dimentico. Ecco, è tipo questa la sfida con Zombotron, non è questo zombie gigante pazzesco. Allora, posso scegliere le piante allora? Non ho sbloccato una nuova pianta perché pensavo di non poterle scegliere. Io direi di portare il criofungo. Sì. Poi porto le piante del Kung Fu World. E poi metto una pianta di sicurezza che mi porterà alla vittoria. Che mi porterà alla vittoria del bulbo da bowlings, che è di livello 4. Non penso sia la scelta migliore queste piante che ho preso. Ah, poi esco a preparare le... No, non è preparare le difese. Guardate, ho sbloccato il costumino della... del girasole canterino. Mi fa troppo ridere questo costumino. Poi metto... Non lo so, sì, è sia preparare le difese sia... qualcos'altro. E allora le altre piante del Kung Fu World, boh, la metto qui. Il frutto arrabbiato pazzesco, no. Metto poi il criofungo. Così. E poi metto bulbi da bowling un po' dappertutto. Boh, strana questa sfida comunque, che devo sia preparare le difese sia attaccare. Ok, finito i soldi. Con la testa scimmia sarebbe stato tutto più semplice, che già mi ha distrutto delle piante. No! Posso fare così, però attaccano in questo modo, sì. Perché non stanno facendo soli i girasoli canterini? Ah, eccoli. I didn't understand, but now I understand. Essendo di livello 4, il bulbo da bowling fa spesso il suo super potere della super forza. Fino a dove arriva a distruggere, maledetto? Ti faccio vedere io. Devo continuare a mettere però questo. Mettiamo un'altra pianta inutile. Questa è la pianta inutile ufficialmente. È tipo, vabbè, bambù qualcosa mi sembra. No, sta facendo... Ecco, devo capire quando fa questa spadata. No, non l'ha fatta adesso, vabbè. Meglio tardi che mai, no, non c'entra niente. No, stupido zombie bombas. No, non ha attivato il potere questo bulbo da bowling, però va bene. Vabbè, io metto piante. Piante su piante su piante. No, è stato già distrutto il frutto arrabbiato. Muori. No. Non è morto. Non mi ha voluto ascoltare questo brutto insensibles. Vai, criofungo, devo stare attento a tutto. Non ci sono abituato. Nel senso, sulla Sky City adesso è stato tutto molto... No, 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 che sta succedendo? Perché è tutto incandescente? Ah. Questo zombie starebbe benissimo su Dragon Ball Z. Budokai Tenkaichi 4, se mai uscisse. Non uscirebbe, non uscirà mai però. È stranissima questa lotta. Penso sia l'unica sfida con Zombotron fatta in questo modo.
Ripeto, se avessi portato la testa scimmia sarebbe stato molto più semplice. Ma non l'ho portata e quindi non è molto più semplice. Basta. Cos'è adesso? Ma quanti poteri ha poi? Ah, spinge pure indietro di quante file? Un bel po'. Per fortuna che è salito di livello il girasole canterino. No, la fila al centro non la posso spostare. Faccio così? No, distrutto. Beh, però stupido che lo faccia nella fila al centro. Cosa dovrei fare? Ok, ancora abbiamo tolto solo il primo stack di vita. No, mi metto un altro girasole. Vabbè, i soli ce li ho, posso sognare. E faccio anche così. Dai, girasole canterino, quanto sei lento a caricare. Sbrigati. Ok. Frutto arrabbiato, attacca! No, viene sempre distrutto il frutto arrabbiato. Proprio come se gli dicesse stai zitto. Boom, boom, boom. Ho solo due girasoli canterini, ma li sta distruggendo tutti. Tutti, ho tolto il secondo stacco, ancora no. Non lo capisco. No. Muori, zombie bombast. No, fate esplodere il girasole, uffa. E poi perché questa cosa dei carrelli? Come se fosse una cosa tipica del... di quest'era, cioè... c'è stato tipo in un livello. Ok, basta, grazie. Tiro il frutto arrabbiato, vai, anche la pesca della felicità. Questo dovrebbe spingermi... No, ci sono gli zombie giganti. Vabbè, col bulbo da bowling dovrei distruggerli in realtà subito. Ok, infatti. Perché ci sono i bulbi da bowling sui binari? What? Siamo quasi alla fine della sfida. No, distruggere i miei bulbi da bowling sui binari, maledetto. Erano miei amici. E tu li hai distrutti. Facciamo il potere adesso del girasole canterino forever. Che adesso col costumino è molto più forte. Yeah. Niente, il frutto arrabbiato non ha speranze. Yeah! Sì, finalmente ha fatto un attacco e l'ha pure sconfitto. Vai, frutto arrabbiato! Che adesso, ebro della gioia di aver vinto, ce l'ha fatta. E abbiamo sconfitto Zombotron nel Kung Fu World. Beh, avevo detto che prima o poi le farò le sfide con Zombotron, ma più avanti si va più diventa difficile prendere le stelle. Quindi... Che poi avevo preso le tre stelle in un livello nella Sky City, però è stato nell'esatto momento, cioè ho fatto il cetriolo fantastico, ho distrutto tutti, nell'esatto momento in cui ho perso, e quindi non me l'ha contato. Che sfiga! Beh, vediamo cosa sblocchiamo. 4 cosi e 20 gemme. Ok, le gemme le apprezzo particolarmente. Ok, adesso ho fatto tutto nel Kung Fu World, giusto? Sì! Completato al 100% questa Eras. E adesso invece passiamo ai secoli bui. Pure qui ce l'ho fatta a finire tutti i livelli. Mi manca solo Zombotron in quest'era, però mi ricordo che è fortissimo Zombotron. Quindi, ok, non so se posso scegliere le piante anche qua, vedremo. Tutto, vediamo. Ok, sto riprovando perché avevo iniziato, ma non avevo pensato che... gli zombie giullari respingono i bulbi, quindi non posso portare il bulbo da bowlings. Devo portare delle piante che non vengono respinte da quello stupido zombie. E quale pianta non viene respinta da quello stupido zombie? O il cactus o la testa scimmia? Oh sì, cioè di piante forti intendo ovviamente, che ho di livello superiore a 1. Eh sì, penso quelle. E allora porterò... o anche la... no, la peperonfulta no, perché... c'è il criofungo, quindi non ha senso. Vabbè dai, porto... visto che porto sempre il cactus, stavolta porto la testa scimmia.
Cioè, non visto che porto sempre il cactus, però il cactus l'ho portato già in molte sfide con Zombotron, invece la testa scimmia non ricordo. Ok, adesso guardate che sistemazione fantastica che effettuo. Che sistemazione stupenda. Perché prima di attaccare... Ok. Intanto metto tanti girasoli canterini, perché questa sfida con Zombotron, appunto, ricordo che è molto difficile. Poi metto... No, ho sbagliato a mettere quel fiore d'oro, vabbè. E lo metto anche in questa fila, i fiori d'oro. I fiori d'oro, i fiori d'oro. Poi voglio mettere in questa fila i muri di noce esplosiva. In questa fila funporcini. In questa fila teste scimmia. In questa fila criofunghi. E poi devo mettere qua un altro criofungo e qua altre teste scimmia. Però intanto i fiori d'oro mi danno un sacco di soli, perché in quest'era fare soli non è la cosa più facile del mondo. Però guardate, ecco, fa cadere queste cose Zombotron, che distruggono le piante e io non posso farci niente in pratica. Quindi già si comincia malissimo. Devo distruggere questo zombolino che è immune al fuoco. Però vabbè, io non sto usando il fuoco, quindi ok. Testa scimmia, perfetto. Ho già tolto il primo stack di vita. Ok. Ok, what? Ok, what? Ok, what? Di nuovo. Al muro di noce esplosiva, anzi, è una ricarica più veloce di quanto ricordassi. E comunque in una sfida con Zombotron è perfetto, ma esplode anche quando viene attaccato dal... No, ha distrutto tutta la fila, stupido lui. Anche quando viene colpito dallo zombie gigante esplode il muro di noce esplosivo. Non lo ricordo. Cioè, no, non lo ricordo, in realtà non l'ho mai avuta questa pianta, l'ho sbloccata qui, vediamo. Sì, esplode, bravo! Proviamo a utilizzare il potere del criofungo, vediamo. Non è servito a niente. No! Che tristezza. Vabbè, la simmetria ovviamente lascia il tempo che trova, perché Zombotron distrugge tutto in continuation. Girasole qua. Testa scimmia qua. Poi non so se ci sia un modo per impedire che Zombotron distrugga tutta la fila. E qui non c'è neanche qualcosa che ti avvisa di dove colpire a Zombotron. Facciamo così, dai. Morite. Ok, e ok. Ok, sta andando avanti come si sperasse che potesse andare a Savantis. Vai, muro di noce esplosivo lo metto anche qua. Ho tolto il secondo stack, però ci ho messo molto di più rispetto al primo stack. Criofungo, va bene. Bello, però mi piace mettere piante a caso senza una logica, non so perché mi diverte. Cioè, senso, di solito sto a pensare sempre alla simmetria e a tutte queste cose, però è divertente anche così. Vuoi morire, stupido zombolino? Ok, grazie. No. Ah, gli zombie cavalli me li ero dimenticati. Vi odio. Non siete miei amici su Facebook. Ok, bravo il muro di noce esplosivo. Mi ha mangiato il muro, cioè mi ha mangiato la testa scimmia. Stupidi zombolini, vi odio. Odio tutti, odio tutti. Ho tantissimi soli e poche piante. Devo sbrigarmi a mettere piante, piante, piante. Ovunque, tanto per. Distrutti tutti. Ma tu non hai delle passioni oltre a distruggere le piante, stupido Zombotron.
ma non hai cosa fare. Ecco, gliel'ho detto. Che il potere del criofungo è davvero potentissimo. Lo diciamo, lo diciamo. No. Morite. Please, morite, please. Ecco lo zombie malefica che colpisce. Perché questo zombie non viene mandato via? Vabbè. Cercare di spiegare come cosa succede in questo gioco molte volte non mi è semplice. Ma il potere del muro di noce esplosivo qual è? Scopriamolo insieme. Ah, ha un'armatura? Non è servito a niente. Bene. Ok, ma se n'è andato lo zombie malefica. Volete? No, ho sbagliato, pensavo fosse un'altra pianta. Stai fermo, stupido zombolino. Guardate quanti soli ho. No. Perché dovrei volere. No. Però distrugge tutto un po' troppo in fretta, Zombotron. Non mi dà neanche il tempo. Ah, ok, ce l'ho fatta. Ah, la facciaccia tua. Ce l'ho fatta, è stata difficilissima questa sfida, l'avevo detto. Ed effettivamente per una volta quello che ho detto si è avverato. Avian, best veggente di sempre. Ok, questa era l'ultima sfida per oggi. Anche perché è durata già un bel po' la parte. E no, vabbè, no, un bel po'. Il giusto minutaggio che avevo preventivato si è effettuato. Ancora più veggente. Quando riuscirò a completare Zombotron nelle altre ere, lo sconfiggerò, quindi. Quindi stay tuned perché ci sono sempre novità, però nella prossima parte iniziamo la nuova era che è il Neon Disco Mix Tour. In inglese è Neon Mixtape Tour, una cosa del genere. E mi raccomando, se vi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere notifiche ogni volta che caricherò un video. E seguitemi su Instagram, c'è il link in descrizione. E ho detto tutto, quindi vi aspetto domani con la prossima parte. Bye!